Ciao a tutti, eccoci con un nuovo video di pittura. Questa volta facciamo insieme questo stencil, lo trovate anche qui sul termosifone. Lo faccio vedere. Lo faremo insieme su questa pittura verde bellissima che adesso vi farò vedere le descrizioni. Perché cos'è questa canaletta? Ormai lo sapete, è per la mia pargoletta. Eccoci qua, vi lascio il link degli altri video di pittura. Spero che questo vi sia utile. Se vi è utile, mettetemi un pollice all'insù. Se vi piace il risultato, vi piace la spiegazione, iscrivetevi anche al mio canale così non vi perdete i miei nuovi video. Quindi vi lascio al tutorial. Ciao da Alessia Luz, al prossimo video. Ciao! Mi raccomando, commentate qui sotto, ditemi se vi piace, se è stato chiaro il tutorial e tutto quanto qui sotto. La vernice verde che ho utilizzato, l'ho presa da Brigofer, è questa qui. Poi me l'hanno fatta al tintometro, il codice è questo, se vi interessa. Il colore è quello che vedete. Si vede anche qui nel bordo. Oh, questo pesa tantissimo! Questa invece è quella bianca. Oh mio Dio! Ci avevo dato questa perché era un'offerta 1,90. Ci abbiamo ritoccato una parete e ci abbiamo fatto lo stencil, e era quella più economica. Eccoci qua, allora partiamo avendo già messo lo scotch su tutte le toccoline, su tutti gli angoli, su tutti i pezzi che non vogliamo pitturare di verde e andiamo a fare i bordi con un pennello un po' larghetto, insomma, io ho messo un po' di vernice in un piatto, quello di plastica e adesso vado a fare tutti i bordi dove appunto ho messo lo scotch carta, sia dalla parte in basso dove c'è appunto la mostrina di legno, sia nella parte in alto perché quel pezzo rimarrà bianco, anche vicino al termosifone, come potete vedere, lo sta facendo mio marito, io gli ho fatto il segno di dove deve arrivare e tenetevi un po' larghi perché così con il rullo non andrete diciamo vicino vicino ai bordi e verrà tutto molto più preciso. Insomma, vi faccio vedere solo dei spezzoni per non annoiarvi. Come vedete sotto abbiamo messo un cellophane trasparente, quello che vendono sempre in questi Brico, insomma lo mettete per terra, poi ecco lì vedete c'è il piattino dove io prendo un po' di pittura per non tenere il secchio aperto, mi raccomando, quindi ve ne mettete un po' dentro un piatto, un bicchiere, quello che preferite, io preferisco il piatto, e fate appunto questi bordi un po' larghi e appunto dietro il termosifone. Questa è sempre la pancia, la gommini, e mi raccomando usate anche i guanti. Saluta! Ciao, so che verrà fuori. Allora, dopo che abbiamo finito, diciamo, le rifiniture laterali, possiamo iniziare a pitturare. Noi inizieremo praticamente da un'altezza che si può fare anche a mano senza rullo telescopico, perché abbiamo il tubo del climatizzatore e quindi dobbiamo partire da lì con la pittura, non la facciamo fino al soffitto. E questo ci facilita un po' nelle operazioni perché possiamo fare, insomma, senza scala. No, Che hai 15 detto? minuti finita la mezza parete. Che hai detto? Io stasera finisco tutto. Però io voglio andare a dormire, è tutto a posto. Vado, Sì. Perché quando fai i bordi belli larghi è un attimo. Sì, facciamo pure gli stop in mezzo. Prendiamo un rullo telescopico, facciamo meno fatica, però dai, faccio un po' di esercizio accontentiamo. di palestra, mi serve, no? Una risa come Marenco. Un po' di palestra per Isa, ha detto. Dai, abbiamo finito. Oh, oddio, guarda che braccia che hai fatto. Questa è la tecnica, volare. Canta. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di tutti, felice di stare qua giù. È bellissimo il colore, mi piace tanto. Però l'ultimo pezzetto, abbiamo finito. Oh, è bellissimo. Io intanto rimuovo lo scotch carta che se si asciuga troppo la pittura dopo stacca dei pezzi. Ho visto nell'altro video di pittura che ho fatto sul vento di sabbia, se si attende troppo l'asciugatura, poi si staccano i pezzi. La differenza tra una parete e l'altra era che sull'altra avevamo quella pittura che avevamo fatto, che vi avevo fatto vedere anche in un altro video, pittura cameretta, con quella vernice trasparente piena di glitter e di pigmenti violacei. Quindi abbiamo dovuto scartavetrare prima e poi passare una pezza appena bagnata, umida ma leggera leggera, per poter levare appunto il rilievo che rimane dei glitter. Invece la pezzetta umida serve semplicemente per levare la polvere,
sale in eccesso che si crea durante la scartavetratura, mi raccomando, fatelo perché sennò la pittura non attacca. E non è stata una cosa semplice, mio marito si è messo anche la mascherina perché la polvere che si crea è tantissima. Quindi consiglio una bella mascherina di quelle professionali e appunto olio di gomito per scartavetrare. Allora, adesso andremo a fare, dopo la pittura, lo stencil. Questo stencil io l'ho comprato sempre nei negozi di Brigo, insomma, e è un pezzettino di stencil, molto, non è molto lungo, però vi voglio far vedere, io l'ho fatto sia sul termosifone, ma ho fatto anche una riga continua che va da terra, ho misurato 1,40, 1,40 m, e mi sono regolata così, ho misurato con appunto il metro. Ho posizionato subito lo scotch carta senza fare segni. Adesso ho fatto proprio un puntino a matita che poi sono andata a cancellare. Ci servirà un pennarello indelebile che è facoltativo, però io mi ci sono trovata più comoda. E uno scotch carta un po' larghetto, il mio è da 3 cm mi sembra. Se l'avete anche più largo è meglio, come vi farò vedere dopo. Ci servirà anche una spugna, io l'ho tagliata più o meno della larghezza dello stencil, una ciotolina e un piattino. Ciotolina per mettere un bel po' di pittura e un piattino invece per utilizzarla mano a mano. Che cosa vado a fare qui? A segnare lo scotch carta con il pennarello nero. Perché? Perché mi aiuterà molto quando vado a mettere lo stencil, siccome che lo scotch carta mi si macchia di bianco, e perché la pittura è bianca, quella che vi ho fatto vedere all'inizio, e segnandolo così di nero riesco a vedere meglio il bordo dove finisce lo stencil. Lo fate asciugare un attimo, logicamente ci serviranno anche dei guanti, e li vedete già indossati. Facciamo asciugare un pochino e poi andiamo a posizionare appunto sulla misurazione che facciamo mano a mano a 1,40. Quindi adesso andiamo appunto a mettere lo scotch carta insieme e dalla parte dove ho fatto il segno nero e lo andiamo a mettere proprio sul bordo, così vi faccio vedere pure come si pittura sul bordo. Sul bordo intendo vicino al muro, vedete c'è quel pezzo di muro in rilievo che appunto mi ostacolerà. Allora, qui andiamo a rimuovere questo pezzo di scotch carta perché era pieno di pittura e quindi mi si era praticamente cotto e poi rischio che quando passo le dita poi lascio le ditate sulla pittura verde, quindi è un rischio che non voglio correre. Quindi mettiamo uno scotch sopra, lo stencil, uno scotch sotto. Dovete posizionarvi sullo stencil, ma non andare a coprire i fiorellini. Questa è mia figlia che si lamenta perché nel frattempo è nata e ce l'ho proprio qui sotto mentre registro questo audio. E niente, quindi posizionate lo stencil. Il primo fiorellino dello stencil corrisponde con l'ultimo fiore pitturato e corrisponde esattamente, fatto apposta lo stencil per essere messo in serie, soprattutto questi lunghi, e quindi vi sarà facile riposizionarlo. Adesso vi faccio vedere il risultato che è leggermente più chiaro del resto. Perché ho fatto sempre due spugnate, praticamente vado a riprendere un po' di vernice e rispugno di nuovo, non il primo magari che è già stato spugnato 3 volte, ma i fiorellini successivi li rispugno tutti quanti. E ho atteso praticamente 30 secondi che asciugasse, ma niente di più, anche perché questa non è una pittura proprio da stencil, ma è una pittura appunto per cucina che vi ho fatto vedere all'inizio, che abbiamo riadattato. Questo è mio marito, nel frattempo mi aiutava, insomma, vi saluta, e niente, questa è la pancia, e niente, questa è la pancia e vi saluta. Vi faccio vedere molto velocemente, proprio velocizzato al massimo, e come continuare, insomma, lo stencil va sempre riposizionato, appunto, la parte azzurra sulla linea nera dello scotch e la parte, insomma, del fiore deve coincidere perfettamente con il fiore bianco, l'ultimo che avete realizzato, quindi l'ultimo coincide con il primo dello stencil e continuate così fino a tutta la parete. Adesso vi faccio vedere come finire il lavoro, quindi l'angolo. E qui vi faccio vedere semplicemente come andare avanti, insomma, con la lunghezza, ecco. E qui vi rendete conto di quanto è utile quella linea nera, perché sotto lo scotch carta non vedreste bene come posizionare lo stencil azzurro che va messo proprio la battuta bassa, proprio sulla parte nera dello stencil, il fiorellino bianco e poi appiccicate tutto il resto dello scotch. E non caricate troppo la spugna, scaricatela sempre sul piattino, mi raccomando, è fondamentale come processo. E continuate così, vedrete che vi verrà perfetto. Vedete, posizionate bene il fiorellino, poi la battuta azzurra sul nastro con la riga nera e andate avanti così. Alla fine della parete, logicamente, dovete concludere con l'ultimo fiorellino che entra e non con quello che si piega, diciamo, verso il muro, perché sennò mi verrà malissimo. Quindi a me l'ultimo fiorellino è questo piccolo piccolo piccolo, non so se lo vedete, e dovete stare attenti a non spugnare
qui nell'angoletto, perché vedi, se no mi viene la spirale tutta sbilenca. Quindi dovete stare un po' attenti, fare piano piano. Vedete? Questo piccolo mi viene intero. Questa spirale invece, che sta proprio sull'angolo del muro, non la effettuo, perché sennò mi verrebbe alzata e malissimo. Questo fiore addirittura va sull'angolo, quindi proprio non lo considero. Può succedere che qualche... Ecco la pupa che piange. E può succedere che qualche spiralina al centro del fiore non sia venuta perfetta. Questo capita sia perché magari la pittura era troppo carica sulla spugna o perché proprio si sposta lo stencil che non è fissato bene con lo scotch. Magari lo scotch si è un po' inumidito con la forza di pitturarci sopra e tamponarci sopra. E copro con la stessa pittura verde che è quella con la quale ha pitturato tutta la parete, anche le piccole sbavature che possono appunto uscire dallo scotch o addirittura i segnetti di matita che avevo fatto per misurare il 1,40 m da terra. Quindi semplicemente con un pennellino, questo è da Nail Art addirittura, andiamo a ripassare, diciamo, le spiraline e viene un bel lavoro finito. Ecco qui, vi faccio una panoramica. Questo è tutto lo stencil che abbiamo fatto. Ora devo decidere se farlo anche dall'altro lato. L'ho fatto anche sotto il musifone, molto carino.